Dico, stasera volevo fare, beh, a parte che dopo l'intervento del professor Galloni, reggere il passo è un po' difficile, insomma, anche perché abbiamo svagato su Marx, Gramsci, io al massimo arrivo a Erich Fromm, Devo essere, che è un po', secondo me, la filosofia che bisognerebbe adottare. Allora, io vi volevo far vedere. Due, tre, sarà molto breve perché tanto voglio dire più o meno credo che le cose sono state dette quasi tutte e poi volevo fare un esperimento di democrazia diretta, visto che insomma se ne parla tanto il movimento, cioè è quella la caratteristica principale, vorrei interagire questa sera, cioè dopo tutto questo che ci siamo detti, qual è la conclusione? Cioè alla fine che cosa facciamo? Rimaniamo nell'euro o usciamo? E facciamo gli euro bond o non li facciamo? E facciamo la spesa pubblica o non la facciamo? Cioè, se domani questa sala fosse chiamata a decidere, che cosa farete? Quindi io adesso vi illustro tre cose e poi facciamo proprio un esperimento di democrazia diretta, anche per vedere appunto cosa avete recepito e poi magari quali sono le domande, perché secondo alcuni gli euro bond sono validi oppure no, perché l'euro va bene o non va bene, perché sennò diventa un fatto di, cioè il problema spesso quando si parla di queste cose è che si fanno, almeno quello che noto io soprattutto anche in televisione, cose che mi dà estremamente fastidio, perché di fatto noi siamo abituati a che la moneta ce l'abbiamo in tasca e quindi ci sembra una cosa normale, cioè di uso quotidiano, come può essere l'aria, come può essere l'acqua, come può essere non lo so, il frigorifero, ma di fatto la moneta regola le nostre vite. Cioè, quello che vi voglio trasmettere io è, se qui tutti quanti avessero 30.000 euro in più all'anno, vivrebbero nello stesso modo? Esattamente questo, quindi come vedete la moneta e dove sta scritto che non è possibile avere 30.000 euro in più all'anno per ciascuno di voi in questa sala? No, è diverso, non è perché non te li danno, non è che, è esattamente perché non te li danno, ma vi faccio un'altra domanda. Questi 30.000 euro, ma mettiamo 30.000 sono troppi, 10.000 al mese, 12.000 euro in più. Secondo voi, no, perché è più comprensibile, cioè troverebbero, se ognuno di questa sala avrebbe 1.000 euro in più al mese, quando andrebbe a fare la spesa al supermercato, troverebbe il supermercato pieno o vuoto? Pieno secondo tutti? No. No. Chi è che dice sì, chi è che dice no? Allora, facciamo, andiamo per ordine, mi piace prendere il meglio del dibattito. Allora, tutti quanti siamo, 40 persone abbiamo contato, quindi ci sarebbero 40.000 euro in più, di persone che avrebbero soldi da spendere. Secondo voi, quando queste persone, no? Con questi soldi, vanno al supermercato, lo trovano pieno, cioè trovano prodotti da comprare. Consumerebbero meglio, comprendono per le qualità, Esattamente. Però io quello che voglio vedere, perché poi qualche cosa che ti dicono, no? Ti dicono, ma se te metti moneta nel sistema, poi si crea inflazione e quindi le cose costano di più. Perché si crea inflazione? Vuol dire che l'offerta. Scusate, la domanda supera l'offerta, ovvero sia vorrebbe dire che quando voi andate al supermercato trovate gli scaffali mezzi vuoti e ci stanno 30 persone che si vogliono accaparrare 10 pacchi di pasta e quindi ovviamente il prezzo di quei 10 pacchi di pasta sale. Adesso, secondo voi è uno scenario plausibile questo? Sarebbe come non avere quei 1.000 euro. Un secondo per volta. Sarebbe come non avere
saranno i 1000 euro. Se, ma secondo te sarebbe possibile questo? Cioè, secondo te, se io adesso vi do 1000 euro ciascuno, ok? Vabbè, ma noi siamo 20.000 qui a Frascati, se tu a 40 persone gli dai 12.000 euro in più, non è che a Frascati cambia la musica. Esattamente. Ma se lo dessero a tutti gli italiani, visto che abbiamo, come è stato detto prima, una capacità produttiva ferma, che non ha motivo di lavorare perché manca la domanda, quella capacità produttiva verrebbe messa in campo. Allora, è proprio questa la risposta che volevo. Allora, la capacità produttiva italiana, il famoso output gap, è compressa. Compressa vuol dire che non è che non c'è, che non è utilizzata. Cioè, nel senso, non è che noi non siamo in grado di produrre 40 parchi di pasta in più, 100 televisori in più, 500 frigoriferi in più, 5.000 macchine in più, costruire 10.000 case. Cioè, noi tutte queste cose le sappiamo fare, perché come diceva il professor Galloni, oggi c'è una capacità produttiva che è praticamente illimitata. Quindi, calcoli alla mano, per esempio l'output gap dell'Italia, cioè la capacità produttiva inutilizzata, sono 5-6% del PIL. Senza calcolare poi le innovazioni tecnologiche che ci potrebbe essere, ovvero 350 miliardi. Vuol dire che per una semplice scelta al ribasso, cioè senza nessuna logica economica o di inflazione o di così buon funzionamento, lo Stato italiano decide di renderci, lo Stato italiano soprattutto dietro i diktat dell'Europa, decide di renderci più poveri di 350 miliardi l'anno, che distribuiti tra tutti gli italiani più o meno fanno quei 12.000 euro in più a persona. E il punto è esattamente questo, cioè qual è il compito di uno Stato? Quello di impoverire i suoi cittadini o quello di arricchirli? Lo Stato deve fare opere, non può entrare nella società.